Polizzi. La scoperta della bellezza, dell'arte nel particolare, apparentemente nascosto nel cuore di un luogo. Un fascino da scovare, percorrendo le caratteristiche del particolare. Spesso si osserva sommariamente nella visita fuggitiva, ma se ci si addentra con desiderio di curiosità e stupore nel mistero, si fa dono a se stessi di scoperta, da portare ovunque, nel cuore delle emozioni e dei ricordi indelebili, oltre la nebbia della dimenticanza. Sono il sacerdote Luca Albanese, sono originario di Polizzi Generosa, città che amo molto e nella quale, al seguito del parroco Monsignor Nunzio Forti, che ha retto questa parrocchia per il più lungo arco di tempo mai registrata, è sbocciata e maturata la mia vocazione al sacerdozio. Polizzi incanta tutti coloro che la incontrano e molti l'hanno scelta e la scelgono come patria o seconda patria. A Polizzi si sta bene, è veramente la città del buon vivere, ricca di arte, storia e generosa anche a tavola. La mia opera culturale a favore della città si esprime tramite lo studio degli archivi. Ho ricostruito, in un libro ancora manoscritto dal titolo A progenie e improgenie, gli alberi genealogici di tante famiglie nobili, per scoprire gli intrecci di parentela e i passaggi di feudi e titoli nobiliari. Ho scritto due libri, una riedizione del libro sulla vita di San Gandolfo il padre gesuita Antonio Russalesi, ampliandola con un vasto articolo sulla storia del culto a santo, e più recentemente ho scritto un libro sulla storia di Polizzi, affrontando non singoli argomenti come è stato fatto finora, ma tutta la storia della città, con particolare riferimento alle chiese, al clero e ancora a San Gandolfo. Polizzi è città da conoscere, che ti incanta con il suo fascino e con le sue numerose opere d'arte. Cito il critico Fiammingo, definito il più bel dipinto di Sicilia, poi i recenti ritrovati affreschi quattrocenteschi nell'abbazia di Santa Croce, l'urna argentea che custodisce le reliquie del santo patrono San Gandolfo. Era una clausola indispensabile per diventare città demaniale, quella di possedere le reliquie del santo patrono. Da non sottovalutare, assieme alla monumentale custodia eucaristica argentea di Nibirio Gaggini, le numerose e pregevoli suppellettili di argenteria per la liturgia. Cito un oggetto da tutti sconosciuto, la collana a maglie d'oro e pietre preziose che l'arciprete usava per custodire la chiave del tabernacolo del Giovedì Santo, detto sepolcro. Moltissimi sacerdoti e religiosi illustri, superiori generali di ordini religiosi, come il padre Girolamo Errante, generale dei Cappuccini alla fine del Cinquecento, e altri tre religiosi, successori di San Giovanni di Dio, nella direzione dell'ordine Fate Bene Fratelli. Sei vescovi, tra cui spicca il cardinale Rampolla, e un clero altamente istruito, accompagnato da una ragguardevole nobiltà che spinse i vescovi di Cefalù a portare la loro residenza estiva proprio a Polizzi. Che dire di più? Venite a Polizzi, ve ne innamorerete, perché la patria è dove si sta bene, e chi viene a Polizzi sta bene e sempre vi ritorna, e molti hanno fissato la propria residenza o seconda residenza proprio qui. Un motivo ci sarà. Fabio, una domanda.
Da che cosa restano colpite le persone, affascinate in queste escursioni culturali? Allora, diciamo che l'occhio sicuramente ricade sulla bellezza che questo paese offre. Ripeto, come ho detto poc'anzi, ci sono delle chiese storiche che hanno un contenuto artistico e culturale di notevole pregio. Anche e soprattutto rimangono colpiti perché il senso di questo progetto non riguarda solo la scoperta dei tesori e dei palazzi monumentali, cioè della struttura in sé per sé, ma il passaggio consente anche di parlare degli aspetti ambientalistici e naturalistici che circondano la nostra città, soffermandoci anche per quanto riguarda il settore commerciale, il settore gastronomico, perché non dobbiamo dimenticare che Ponte di Generosa è uno dei pochi paesi a livello nazionale che può vantare di avere due prodotti di altissima qualità che sono tutelati da un disciplinare di Slow Food che nasce per tutelare quei prodotti che hanno un forte legame nel territorio e che hanno mantenuto negli anni quelle tecniche di produzione tramandate da parte dei nostri genitori. Poi parliamo anche, come ho detto poc'anzi, degli aspetti ambientalistici. Sapete, sappiamo bene che l'emadonia a livello naturale è, diciamo, è un insieme di elementi unici in tutto il mondo. Ci soffermiamo a parlare anche se a debita distanza, però poi ne abbiamo una certificazione visibile su una conifera endemica delle Madonie, che è l'abete dei Nebrodi. L'abete dei Nebrodi è diciamo, un elemento che rappresenta la nostra comunità ed è un albero che è stato oggetto di parecchi studi grazie agli investimenti fatti dalla comunità europea, dall'immenso lavoro fatto dal parco delle Madonie e grazie anche al lavoro del professore Rosario Schicchi, il quale attualmente è ancora direttore dell'Orto Botanico di Palermo. E da questi studi si è stabilito anche che questo albero sia resistito all'ultima era glaciale. Quindi possiamo dire a coloro che avranno la possibilità di vedere questa intervista e successivamente di venire qua a Polizzi che non parliamo solo di beni culturali ed ecclesiastici, ma parliamo di Polizzi a 360 gradi. Daremo tutti gli elementi anche per di andare a toccare con mano tutto quello che diciamo. Poi la bellezza di questo gruppo è data anche all'immensa disponibilità dei volontari, perché chi lavora, chi studia, chi ovviamente sta a Palermo o sta pure fuori, ritorna a Polizzi con un grande senso di responsabilità e amore che ha nei confronti del paese e del turista che noi vogliamo abbracciare, come sempre. E buongiorno da Imera Live, ci troviamo qui nel comune di Polizzi Generosa, sulle Alte Madonie, e ci troviamo in compagnia del signor Michele Macaluso. Signor Michele, che cosa vuole esprimerci per il suo paese di Polizzi, le devozioni, le tradizioni più belle, più caratteristiche del suo paese? Allora, diciamo subito che Polizzi vanta una lunghissima tradizione che deriva anche dalla sua storia millenaria, che ne sono testimonianza più di 40 chiese che sono presenti nel nostro territorio. E la devozione nei confronti delle principali manifestazioni diciamo, di devozione, dal Santissimo Crocifisso al Venerdì Santo alla festa di San Gandolfo, che è il nostro patrono e protettore, chiaramente a San Giuseppe, soprattutto in coincidenza con la festività di San Giuseppe ci sono i famosi cene di San Giuseppe, dove si possono degustare anche buona parte dei prodotti tipici madoniti. Speriamo tra l'altro alcuni anche presidi sul food, quale il fagiolo badda di Polizzi, quale il pipiddo cioè di Polizzi, che sono, diciamo, appunto sono stati riconosciuti tra i prodotti agroalimentari di pregio. Accanto a queste abbiamo noi anche lo sfoglio di Polizzi, la famosa torta al formaggio che risale, diciamo, alle monache benedettine, risale intorno e che si fa risalire la sua, diciamo, creazione in cucina al 1600 circa. Quindi, dopodiché, vanta chiaramente altre tradizioni di estrema importanza e di notevole valenza. Pertanto abbiamo una ricca enogastronomia, dal pane casereccio alle salume, alle salsicce che vengono preparate, ai formaggi, diciamo, di gran pregio, e quindi come tale siamo all'altezza di ospitare
una gran quantità di turisti che sono anche alla ricerca delle prelibatezze culinarie e enogastronomiche dei territori e delle aree interne. Quali emozioni vivete ancora nel 2020 legate a quello che è tradizione, sentimento proprio per questa devozione così antica e soprattutto la storia che è legata a questo santo e al vostro paese di Polizzi? Allora, San Gandolfo non è di Polizzi, non è neanche siciliano. Mm-hmm. San Gandolfo era un monaco francescano che partì dalla Lombardia e che a un certo punto era venuto in questo territorio per predicare in occasione della Santa Pasqua, al che poi una serie di eventi e di miracoli che accompagnarono questo suo percorso portarono a far sì che San Gandolfo diventasse poi, dopo alcuni anni dalla sua morte, prima il beato San Gandolfo e poi riconosciuto come San Gandolfo. Chiaramente la devozione contro San Gandolfo è alquanto sentita, alquanto avvertita, anche se c'è da dire che oltre alla festività San Gandolfo, le tre festività che più dal punto di vista religioso sono più avvertite, più sentite, che emozionano di più sono quelle del Santissimo Crocifisso, che si celebra dall'1 al 3 maggio di ogni anno, c'è una raccolta dei ceri nella mattina che precede la festa, si sente sempre più e ancora di più una devozione di stampo e di carattere religioso. Anche San Giuseppe da questo punto di vista può essere annoverato tra le feste religiose più sentite. E chiaramente non bisogna dimenticare il Venerdì Santo, che è una festa che effettivamente ci coinvolge tutti quanti, anche perché per un ricordo oltre secolare che è tramandato. Che cosa è per lei Polizzi? Polizzi per me è il mio paese, dove sono cresciuto e dove continuo a vivere, la mia città. Che cosa è per lei Polizzi? Polizzi è il mio paese nativo e tutto. Che cosa è per lei Polizzi? La mia vita. Che cosa è per te Polizzi? Casa mia e parte del mio cuore. Ci troviamo all'interno del laboratorio di Riccardo Termini, il giovane di Polizzi Generosa che ha di recente vinto la corrida e anche stato fra gli ospiti dei Soliti Ignoti. Ci troviamo proprio nel suo mondo, una fucina d'arte, dove Riccardo crea e ha creato proprio non soltanto la musica, la sua, ma è riuscito anche a trasformare un angolo di questo luogo in una piccola Sicilia. Riccardo è un giovane artista e non si dedica soltanto alla musica, ma anche alla scultura. E quest'oggi, in particolare, Riccardo ci mostrerà però la sua arte nel costruire i suoi particolari strumenti. Noi ci ricordiamo che Riccardo ha vinto la corrida attraverso un esperimento, definiamolo così. Ha suonato un flauto di cioccolato. Sì, Riccardo, vuoi dirci qualcosa al riguardo di queste anche emozioni che, sì, è passato un po' di tempo, però sono sempre vive. Questo flauto, che è stato ideato per la prima volta da me. Credo che sono stato l'unico al mondo ad aver creato uno strumento di cioccolato. Questa ispirazione mi è venuta proprio da bambino qua a Polizzi, che c'era un pasticcere che realizzava diverse forme con il cioccolato, diversi oggetti, e da lì unendo all'arte di creare i friscaletti mi è venuta l'idea di provare a creare un qualcosa di particolare, unire la musica con il cioccolato. Adesso fra i tuoi progetti c'è anche proprio questa volontà di costruire, di perpetuare
anche ad altri ragazzi come te questa passione questa che tu passione. Non vuoi far perdere. Sì, appunto, io sono riuscito, diciamo, ad intraprendere di nuovo questa tradizione perché ormai, diciamo, è del tutto quasi scomparsa in Sicilia. Appunto, io da bambino, giocando, sentivo quel suono sentito nella sagra delle nocciole, però non riuscivo a trovarlo da nessuna parte, in quanto non riuscivo a reperirlo. E sentendo questo suono per la sagra in particolare, da lì mi sono appassionato e l'ho cercato. Non trovandolo, ho deciso di provare a costruirli. Inizialmente, ovviamente, i primi tentativi non sono andati a buon fine, però con testardaggine e buona volontà sono riuscito con il tempo e con la pazienza ad ottenere dei veri e propri strumenti musicali. Quindi tra i tuoi sogni, progetti, c'è quindi di creare una piccola scuola di artigiani. Sarebbe una cosa fantastica, una cosa che ho sognato da sempre. Cioè proprio, io penso ad esempio come c'è il mandolino, c'è la fisarmonica, ci sono altri strumenti che diciamo prima erano ritenuti strumenti diciamo della cultura popolare, ora sono diventati proprio oggetto di studio ai conservatori. Perché non dico non far diventare proprio il friscaletto siciliano, che è uno strumento particolare, ha un suono così soave, un suono forte ma nello stesso tempo melodioso, perché non farlo diventare oggetto di studio e non sentirlo soltanto nelle sagre, perché questo strumento a mio avviso si adatta anche a diversi, diciamo, diverse tipologie di musica. Si può adattare alla musica classica, si può fare la musica jazz, si può fare la qualsiasi cosa, basta inventiva, basta volontà e passione. Hai detto bene, perché è la passione, come abbiamo detto poc'anzi, che spinge a fare grandi cose e ad arrivare a raggiungere anche quelle imprese che sono ardue e a concretizzarle. Ma adesso ti chiediamo come si costruisce uno zufolo. La materia prima viene raccolta nelle nostre campagne, appunto ce la regala la natura, sarebbero le canne che vengono raccolte nel periodo che va da novembre fino al periodo di marzo e vengono raccolte a luna calante. Dopodiché vengono messe a stagionare per un minimo di 24 mesi, sarebbero 2 anni, ad un massimo ho fatto strumenti anche con canne ultra centenarie, ben stagionate, che diciamo recupero nelle volte dei solari. Dopodiché la canna si mostra in questo stato e viene lavorata. Come prima cosa si va a fare una finestrella, qui appunto avviene il taglio dell'aria dove esce il suono. Poi la cosa un po' più complicata, diciamo, è fare il tappo, che deve essere fatto perfettamente ermeticamente. Dopodiché si fanno i fori dove usciranno le note e il friscaletto, diciamo, è pronto. Tra l'altro, poi Riccardo suona anche uno strumento molto particolare durante il periodo di Natale, è molto richiesto, eppure anche in disuso, quasi introvabile da poter ancora ascoltare, cioè la zampogna. Ecco, e quindi vi invitiamo a venire
appunto in questo periodo particolare dell'anno anche per ascoltare le dolci note di Riccardo che sicuramente allieteranno e renderanno ancora più speciale il Natale con un'atmosfera davvero suggestiva ed introvabile per questo territorio, il nostro comprensorio che davvero si può definire orgoglioso per avere un ragazzo pieno di tanti talenti che mette a disposizione del suo paese e di tutti gli amici, di tutti i suoi conoscenti.